per Dico la mia con Luca Lommi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, come già abbiamo intervistato altri, intervisteremo altri consiglieri di Genzano, ex consiglieri ormai. Ormai sì. Luca Lommi, ex consigliere di opposizione. Quindi Luca, abbiamo letto la relazione del sindaco e 2 anni e mezzo di operato della giunta dell'ex sindaco, e molte cose sono state fatte, dalla relazione 15 pagine tutte positive, però a 2 anni e mezzo dimissioni di consiglieri della maggioranza e caduta del governo. Beh, penso che tutto c'è una domanda e una risposta da solo, perché se la relazione è stata talmente positiva, 15 pagine di positività nei confronti di questa, della nostra cittadinanza, non credo che i consiglieri di maggioranza si dimettevano. Figuriamoci se le cose erano negative, cosa succedeva? Si dimettevano dopo 6 mesi allora. Io invece credo che ci siano stati grossi problemi. Sicuramente non c'è stato più il collante che c'era a inizio legislatura tra la giunta, sindaco e i consiglieri, perché gli stessi consiglieri, credo io, non è che voglio, neanche interessa e non ho il diritto di entrare nelle ragioni dei consiglieri di maggioranza, però credo che non abbiano rispettato, la giunta e il sindaco non abbiano rispettato i loro pensieri, che loro avevano iniziato, avevano fatto campagna elettorale facendo credere che Genzano stava ai genzanesi e non c'è più un'azienda di Genzano che lavora per il comune, per l'amministrazione. Dicevano che c'era il green e non è stato fatto niente per il green, perché non ci sono macchinette che misurano l'inquinamento che abbiamo nella nostra città. Dicevano tante altre cose che poi non sono state espletate, non sono state fatte. Sicuramente non è facile gestire un'amministrazione, ma non era facile neanche prima. Quindi quando loro stavano fuori dicevano che tutto era sbagliato, poi quando sono stati loro al comando hanno fatto peggio. Ma questo noi abbiamo il compito di evidenziarlo dalla parte dell'opposizione. Però credo che sia sotto gli occhi di tutti, non è che dobbiamo dimostrarlo noi. La città non è più presentabile. Il problema più grave è che questa città ha perso come prestigio la stessa città, i cittadini della stessa città. La qualità di vita dei nostri cittadini è scesa molto, grazie alla non cura da parte dell'amministrazione del nostro territorio. Questo però, perdonami Luca se ti interrompo, quello che credo che noi vorremmo raccontare in questo momento è proprio che cosa succedeva, per esempio, in consiglio. Io ho chiesto già per un paio di volte al sindaco, ma non ci sono stati sentori prima? Certo, i sentori si sono sentiti si sono avvisati gli ultimi 3-4 mesi, dove non era mai successo, è una delle tante cose che non erano mai successe a Genzano e sono successe in questa legislatura, che i consiglieri di maggioranza facevano ordine del giorno e interrogazione alla stessa maggioranza. Quindi come nel chiedere l'appalto della luce, come chiedere altre cose alla maggioranza, agli assessori, che loro come regola si dovevano consultare, si dovevano incontrare, lo potevano gestire prima questi loro dubbi. Noi facevamo il nostro dovere in consiglio, mettevamo in luce le criticità che venivano esposte sia dai cittadini che vedevamo noi, le cose che non andavano, che stavano comunque sotto gli occhi di tutti, non è che noi abbiamo messo in luce chissà che. Oggi a Genzano non c'è più, io ne so, il verde non veniva curato come si deve, non venivano curate anche alcune pratiche, diciamo, a livello comunale, non c'è un bando preso dalla regione Lazio in 32 mesi, non ce n'è uno. Sembra adesso all'ultimo sia arrivato qualche cosa, ma perché è carattere nazionale e perché lo stanno dando a tutti. Siamo riusciti a far scendere in Serie B, come si dice in gerco, l'infiorata. Palazzo Cesarini che non è più operativo come una volta,
Le strade che non vengono messe a posto, le strade si romperanno sempre, le buche ci saranno sempre, basta ripararle, basta sistemarle. Non abbiamo più voce, non potevamo fare più voce grande nei confronti dell'ACEA. E se non si fa la voce grande nei confronti di questi grandi enti, questi se ne fregano poi delle problematiche che lasciano all'interno della città. E questo è il problema. Non c'è stato peso politico, non c'è stato peso amministrativo. Non c'era un assessore che era della nostra città. Ce n'è stato uno, vice sindaco. Questi signori in 32 mesi hanno cambiato 2 o 3 vice sindaci, 6 o 7 assessori, dirigenti. Questa è la dimostrazione che non ci sono le idee chiare. Ma è quello che stanno facendo a Roma, quello che stanno facendo da tutte le parti. Non è che è una cosa che lo deve dire Luca Lommi. È facilmente visionabile da tutte le parti. Insomma, voglio dire, anche i cittadini stessi che magari hanno creduto in un cambiamento chissà come, poi hanno visto che la realtà è stata diversa. Ma questo può anche far piacere, nel senso che non era tutto sbagliato quello che loro dicevano che era sbagliato prima, ecco. E questi hanno messo in dubbio non gli ultimi 5 anni della maggioranza che era capitanata da Gabbarini, ma hanno messo in dubbio l'amministrazione comunale degli ultimi 30-40 anni, da Cesaroni a venire su. Ed erano le uniche persone che hanno messo in dubbio quello che ha fatto Genzano, da Cesaroni a venire su. Va bene. Allora Luca, concludiamo così questo intervento di Luca, che è il più anziano dei consiglieri, sì, degli ex consiglieri che componevano il Consiglio Comunale. Per questo l'abbiamo voluto anche intervistare. L'anziano, sì. Beh, come età no, perché insomma tra la maggioranza e lo stesso Flavio, non so, a livello di età non sono il più anziano, sì, però il termine tecnico si dice perché ero consigliere già nella vecchia, esatto, legislatura. Sì. Quindi per questa puntata di Dico la mia è tutto, alla prossima. Grazie, buongiorno.